questa, anche se lungo è il cammino, hai una stella che illuminerà la strada che devi far. Tutto si può ritrovar, nulla è per sempre perduto. Apri le ali e inizia a volar, e dal cielo lo vedrai. C'è il sole brilla ogni mattina, e la speranza nel tuo cuore resterà. E tu conosco, se continui a cantare, niente ti potrà fermare, e il tuo sogno la realtà diventerà. Nessuno mi ha detto niente, davvero. Ne sei sicura? Sì, 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 sicurissima. Anzi, poi ho pensato a quello che mi hai detto e mi è dispiaciuto molto, perché anche a me è successa la stessa cosa di Babi. Sì, questo lo so già. Ma non capisco perché continui a chiedermi del padre di Babi. È che io... Tu niente, voglio darti un consiglio, piccola. Non intrometterti in affari che non ti riguardano e non dare mai ascolto ai pettegolezzi. Hai capito? A presto. Tu sapevi che Gonzalo e Martine non me l'hai mai detto. Mi hai deluso, ti credevo un amico. Forse ho sbagliato, ma prova a metterti nei miei panni. Gonzalo è pur sempre mio fratello. Certo, è chiaro. Ti sei schierato con lui e non con me. Dai, andiamo, cerca di capirmi. Non potevo fare altro. Siamo amici e farei di tutto per te, però... Non posso tradire mio fratello. Non sarebbe giusto. Sì, hai ragione. Non ha alcun senso che me la prenda con te. In fondo è tutta colpa mia, lo so. Unisciti a noi. Ci serve il tuo aiuto. Mi dispiace, ma non posso. E perché? Hai altro da fare? No. Devo dirvi una cosa molto importante, ragazze. Che succede? Il fatto è che non voglio essere una divina. Cosa? Vuoi rinunciare? Sì, e se non me lo permetteranno, smetterò di cantare allora. Ma perché? Mi sono trovata molto bene con voi divine. È solo che... io sono una popolare. Giusy torna a ballare e io voglio stare con lei e con le mie amiche. Il mio posto non è con le divine, ma con le popolari. Ah, ecco. Adesso capisco perché volevi che Socorro venisse a trovarti. Sì, vi chiedo scusa, ragazzi, però io non potevo parlarvene prima, mi capite, no? C'è qualcosa che non mi torna. Come fate ad essere sorelle? Ma com'è possibile? Beverly, credo che sia più giusto che risponda tu, mamma, no? Sì, certo, hai ragione. Allora, Socorro è mia figlia. Per questo è la sorella di Bianca. Socorro è tua zia, Antonella. Sì. E Fabio? Sì, sì, lo sa, è ovvio che sia anche sua zia, mamma, è inutile dirlo. Quando è nata, io ho dovuto abbandonarla in un convento perché ero sola al mondo e non potevo occuparmi di lei.
Forse non mi crederai, ma dopo un po' sono tornata a prenderti. Ma ti avevano portata via. Eri scomparsa, non c'eri più. Non sapete quanto fa male abbandonare una figlia. Quanto è doloroso. Io non credevo che cose di questo genere potessero succedere ancora. Comunque ora dobbiamo essere contenti, perché finalmente siamo tutti insieme. Sì. E poi perché tu sei libera, finalmente. Sì, è vero. Non avete idea di quanto mi siete mancati. Non ce la facevo più senza di voi. Allora, va un po' meglio? Sì, 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 sto meglio. E sai da che cosa me ne rendo conto? Dal fatto che ho fame. Perché non mi prepari qualcosa di buono? Questo è un buon segno, lo sapevo. Certo, dimmi quello che vuoi e lo cucino. Non lo so, fa tu, decidi tu. Tanto ti riesce tutto bene. A sorpresa. Dai, stupiscimi, amore. Ti piacerà, ho già pensato a tutto, persino al dolce. Dammi un bacio. Tu aspetta qui, vado. Non ti scoccia, no, no, vero? Francesca? Leandro, qual buon vento! Non importunare mai più la mia fidanzata. E sia chiara una cosa. Io mi occuperò della questione che tu sai. Ma ora non voglio che si sappia nulla. E non voglio che Carmen soffra. Non agitarti, caro. Non mi sto agitando. Ah, se fai così, i tuoi attacchi di panico continueranno. Questo è un problema mio. Ah, devo telefonare a Patty, ho dimenticato. E che aspetti a risolverlo? Sappiamo entrambi qual è la causa e che cosa dovresti fare. Ah, quindi tu sei convinta di conoscere l'origine dei miei attacchi di panico? Ma Leandro, è evidentissimo. È che tu non vuoi sposare quella donna. Guarda che ti sbagli. Io amo Carmen. Per questo ti chiedo di lasciarla in pace. Lei è la donna più importante della mia vita. Sono stato chiaro? Che ti aspetti ora da noi? Che ti facciamo un applauso? Che ti accogliamo a braccia aperte? Lo sapevo che tu non ne saresti stata contenta. Ma speravo che almeno Josie... Ovviamente io lo sono, Patty. Sono felice che torni con le popolari. E sono ancora più felice che tu abbia lasciato le divine. Ah, questo lo penso anch'io. E sappi che non ti permetterò mai di smettere di cantare. È chiaro? Sì. È bello averti di nuovo tra di noi. Bentornata, davvero. Oh, grazie. Oh, grazie. Figurati. Ero certa che tu saresti stata d'accordo. Mm-hmm. Veramente a me tutto questo sembra una follia, ma se sta bene a voi. Non hai tutti i torti, Tamara, ma forse dimentichi quello che è successo ultimamente. Ah, ma certo, come ho fatto a non pensarci? Le personalità che si scambiano di corpo. Ti riferisci a questo, no? Sentiamo, siamo sicure di trovarci nel posto giusto? Perché può darsi che Sol adesso sia dentro di me e che domani potreste vedermi dare un bacio a Santiago. O peggio ancora, potrebbe esserci la personalità di Patty dentro di me e da un momento all'altro potrei dare un bacio a Mattias. Di che stai parlando? Ah, non dirmi che non hai saputo la notizia dell'anno. Non hai saputo cosa è capitato a Patty. Solo a lei poteva succedere. Per questo ora, poverina, può fare tutto quello che vuole, no? Già, bisogna perdonarla. E tu, Sol, sta attenta, perché potrebbe esserci uno scambio di personalità che ti ruba il ragazzo. E quando è così, non puoi farci nulla. Lasciatela stare. Da un po' di tempo è davvero strana. Ragazze, una di voi due potrebbe darmi qualche spiegazione cortesemente? Alla fine, Patty si è dimostrata un'incapace e un irriconoscente totale. Io l'avevo detto, vi avevo avvisate. Onestamente non la capisco. Le diamo l'opportunità di essere una divina e lei se ne va. Vero. Ha qualche rotella che non funziona. Quella è proprio fuori di testa, ragazze. Può diventare una vera star con noi e invece che fa? Torna con le popolari. Non ci interessa, lasciala essere una mediocre. In fondo Patty è sempre stata una loser. Mi sa che non cambierà mai. Se lo dite voi che la conoscete. Ok, ragazze, ora dobbiamo decidere chi sarà il nostro nuovo capitano. Non so voi, però io credo che dovremmo riprenderci Antonella. La penso come te. Anch'io, ragazze. E tu, Caterina? Sì, non posso che essere d'accordo. Antonella è l'unica all'altezza di questo ruolo. E poi c'è un'altra cosa da considerare. Che cosa?
Se Patty torna con le popolari e Antonella resta con loro, noi perderemo di sicuro. Ci batteranno. Hai ragione, questo particolare mi era sfuggito. Dobbiamo far tornare Antonella. Per forza. Come devi partire? Per dove? Quando te ne vai? Beh, mi ha chiamata Andrés per offrirmi un ruolo nella telenovela che sta girando in Colombia. È un'opportunità incredibile. Sì, sono contenta. Sarà un'esperienza meravigliosa. Beh, però mi dispiace dovermene andare perché dovrò rinunciare a passare un po' di tempo con voi. Nonna, non preoccuparti. Sta tranquilla perché Fabio e io ci occuperemo di loro. Però una cosa, per favore non sparire. Io voglio sapere che fa la mia nonna super, 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 superstar. Ecco, mi sei tu. Forse non ci crederai, ma ci mancherai, mamma. Che peccato, io ti perdo ora che ti ho ritrovata quasi. Però da adesso sai che puoi contare su di noi. Sì, certo. Grazie, è bello sentirselo dire. Il pranzo è servito. Che meraviglia. Ma che profumino. Ti leccherai anche i baffi, vedrai. Visto che delizia. Sì. Però prima di mangiare devi darmi una cosa. Che devo darti? Che cosa, scusa? Prova a indovinare. Che... Ah, un altro. Ti amo, Leandro. Davvero. Tu sei l'uomo della mia vita e il giorno in cui mi sposerai farai di me la donna più orgogliosa del mondo. A cosa devo tutto questo? A niente. Volevo solo dirti che sei la persona migliore che conosco. E che spero che tu ti rimetta presto. E che ti renderò molto, molto felice. Buongiorno a tutti. Oh, ma che facce lunghe e tristi che avete. Sorridete, sorridete, andiamo. E ora, Susanna, ti accompagno, se vuoi. Certo, Pedro, andiamo. Bene. Bianca. Non pensavo dovessi partire subito. Comunque ricordati che c'è sempre un posto per te qui da noi. Grazie. Sei la benvenuta. Ma non dimenticherò mai i bei giorni trascorsi qua. E spero che impariate a volervi bene come sorelle. Mi mancherai molto, nonna. Anche tu a me. Anche tu a me. E ricordati quello che ti ho detto. Non sparire, che voglio sapere tutto di te. No, ci manterremo in contatto. Ci conto. E tu, Fabio, prenditi cura di loro, mi raccomando. Anche di tua zia. Sei l'unico uomo della famiglia. Sì, ci penserò io. Perdonami, ti prego, perdonami se puoi. Perdona tutto quello che ti ho fatto. Sì, io... Spero che avrai dalla vita tutto quello che io non ho potuto darti. Mi mancherai molto. Ti voglio bene. Andiamo, Susanna. Perdonami. È tardi. Ciao, mamma. Ciao. Buon viaggio. Presto. Ci vediamo. Io però adesso devo andare perché devo tornare a lavorare. Va bene. Ci sentiamo ora che siamo sorelle. Sì. Andiamo subito a casa, ragazzi. Ho così tanta voglia di tornare. No, mamma, tu... Tu a casa non puoi tornare. Perché? Perché adesso ci vive la nuova moglie di papà e... E che altro c'è? È lei la causa di quanto è successo. Ero così contenta per il fatto che le popolari erano finalmente tornate tutte insieme che volevo organizzare una festa. Ma certo la reazione di Tamara... Sì, è vero, l'ha presa male. Ragazze, io la capisco, Tamara. E credo che sia meglio che io rinunci a tutto e che lasci le cose così come sono. Ma che ti salta in mente? Stai scherzando? Patty, non trovo giusto che tu debba rinunciare alle popolari. Sì, ha ragione Giusy, non devi farlo. State tranquille, parlerò io con Tamara. Non so, magari alla festa. Sapete, ho l'impressione che abbiamo uno spettatore. Spettatore? Gonzalo, che ci fai lì, eh? Stavi origliando, furbacchione. No, vieni, vieni, coraggio. Ciao. 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 Bene, e tu, Gonzalo? E tu, tutto bene. Ok. Sì. Allora ne approfitto per invitarti.
Sto organizzando una festa. Ah, e cosa si festeggia, eh? La splendida notizia che finalmente le popolari sono tornate insieme. Mi fa piacere per voi, è fantastico. Sì, e allora dal momento che tu sei dei nostri non puoi non venire alla nostra festa. No, è ovvio, certo. Contate su di me, non mancherò. Ottimo. Sono stato invitato alla festa come Martin e come Gonzalo. E ora come faccio? Io non stupisco. Non so come uscire. Lo sapevi che le cose si sarebbero complicate? Io te l'avevo detto, non cercare giustificazioni. Sì, lo adesso. So che mi avevi avvertito, ma devi aiutarmi a trovare un modo per uscire da questa situazione. Quale situazione? Che succede? Una cosa terribile. Lui... il giorno della gara. Sì, esattamente. E io ho promesso di uscire con una ragazza che si chiama Maru. Maru? Sì. Sì, che mi piace tanto. E lo stesso giorno, non posso uscirci, c'è la gara. Tanto che sfortuna. Però potresti chiederle un altro appuntamento per il giorno dopo. No. No, perché c'è uno innamoratissimo di lei che ne approfitterà. Me la porterà via, capisci? Ah, se è così, sei rovinato, o no? Sì. Era quello che diceva lui, sono rovinato, è vero. E in effetti... Sarebbe lei la responsabile di tutto quello che mi è successo? Sì, è una donna meschina. Molto peggio, è un insolente, una strega. E poi sono sempre io la cattiva, no? Bisogna fare qualcosa, bisogna fermarla. Neanche in fretta. Chiamiamo qualcuno, facciamo il modo di... Non facciamo niente. Voi due non dovete fare niente. Come non dobbiamo fare niente? No, perché questa è una faccenda delicata e ci vuole cautela. Sì, ma comunque... Tranquillo, Fabio. Io... me ne sto già occupando. Certo, c'è da fare attenzione perché Francesca è una persona molto pericolosa e... sì, deve provare il suo stesso veleno, è chiaro? Non capisco, che cosa hai intenzione di fare? Questo lo so io. Voi lasciate fare a me, fidatevi, state tranquilli. Reggetemi il gioco, ok? Io ho già un'idea. Voi dovete solo far finta di niente, come se non sapeste nulla. Per favore, lasciate fare a me e risolverò la questione. Ehi, che cos'hai? Vuoi la verità? Non lo so nemmeno io. Ah, è tanto grave. Ti senti triste? Più che triste mi sento... Stufa, sono stufa, Vini, sono stufa e stanca. Dimmi una cosa. Dove suoni oggi? No, lascia stare. Non ti piace quella discoteca. Non è il tuo genere. Voglio venire. Ma sei sicura? Non è per te. Ti annoierai. Voglio venire. Che ne sai? Magari il mio genere è cambiato. Sei davvero convinta? Convintissima. No, tu sei la mia piccolina e non voglio che combatti da sola contro quel mostro. Mamma, ho già vinto una battaglia. Facendoti tornare a casa. E sono sicura che continuando così vinceremo anche la guerra. Non lo so. Tu che dici, Fabio? Non mi piace l'idea che debba affrontarla da sola. Neanche a me per niente. Per favore, fidati. Ah! E Paolo e Dorina? Come stanno? Non sono venuti a trovarmi nemmeno una volta. Che fine hanno fatto? Vedi, loro sono andati via. Come sono andati via e dove? Ci hanno abbandonati? Oh, non posso crederci! Sono come i topi che quando la nave affonda allora... No! La nave della nostra famiglia non sta affondando. E ti assicuro che mai affonderà. Così mi piaci! E beh, è stato un momento davvero tanto... Intanto, emozionante. Esatto, emozionante, perché io ero lì per la prima volta con Bianca, con mia madre, con Fabio, con Antonella. Eravamo una famiglia. Deve essere stato fantastico. Sì, sai che gioia adesso che Bianca... è libera di nuovo, no? Non è una cosa da poco, anzi, al contrario, sì. Insomma, e poi per la prima volta mia madre mi ha chiamata figlia e a me nessuno mi aveva mai chiamata così, proprio nessuno. E ora che cosa farai? Andrai a vivere da Bianca? Ah, no, a questo non ci ho pensato. No, l'unica cosa che mi interessa è che...
i miei nipoti sappiano di avere una zia e di poter contare sempre sì, su di me. Non è poco, eh? No, 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 certo, anzi è molto. Moltissimo. Moltissimo, è moltissimo, sì. Io mi sento davvero tanto, tanto contenta. Tanto, sì. Felice. Tanto felice. Emozionata. Sì. Certo, sì, è riconosciuta. Sì, 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 è stupendo. Da oggi lo sarò per tutti. La zia di Antonella, sì. È come se... Dite quello che volete, ma io non posso disinteressarmi di quello che succede e lasciare ad Antonella il peso di tutto. Fabio, per favore, fallo per mamma. Io conosco Francesca e so che un minimo errore potrebbe complicare la situazione. Ma cerca di ragionare. Ti ho chiesto mille volte che cosa stava succedendo e ora che lo so dovrei starmene con le mani in mano, secondo te? No, non voglio questo. Voglio soltanto che lasci fare a me, che so come agire. Io però sono molto in ansia per te, Antonella. Anch'io sono molto preoccupata per te, mamma. Francesca è una di quelle donne disposte a tutto. E se le cose non vengono fatte come si deve, potresti avere seri problemi. No, no, no. Perché ricordati che sei in libertà condizionata. Sì. E quindi, per favore, vi assicuro che vi aggiornerò, ma lasciate che ci pensi io. Siete d'accordo? Va bene, sì. Per me non c'è problema. Sì, d'accordo. Ma se la situazione ti dovesse sfuggire di mano, poi interverrò io, ok? No, non servirà, vedrai. Ho tutto sotto controllo. Perfetto. E secondo i tuoi piani, cara Antonella, adesso dove dovrei vivere io? Bianca! Carmen! Che piacere! Ciao! Che sorpresa, dimagrina! Ciao, ciao! Mentre ti hanno fatto uscire. Leandro, che bello! Lo sai, siamo molto... Sì! Siamo molto contenti che... Siamo molto felici. Grazie! Meno male, ora sei di nuovo libera. Sì, vedete, noi... Siamo venuti a trovarvi perché adesso che la mamma è tornata avremmo davvero bisogno di un posto dove farla stare. Un posto? Beh, sì, perché da noi c'è la moglie di mio papà. Sì, esatto. E ovviamente la mamma non si sente ancora pronta a convivere con lei. No, perché ci deve convivere? Quanto tempo ancora potrà rimanere questa donna a casa vostra? Dovrà restare ancora per un bel po'. Voi mandatela via, cacciatela, che ne so. Noi qua non possiamo ospitarti. No, perché siamo molto impegnati, visto che dobbiamo sposarci. Complimenti. Noi non abbiamo mai pensato che la mamma potesse stare qua. E dove allora? In verità volevamo chiederti di parlare con Ines e vedere se le trova una stanza a scuola come ha fatto con Carmen e Patty l'anno scorso. Con la figlia del dottore, il dottore si ammalò. Sul serio. Ehi. Sono così contenta. Ragazzi, te l'avevo detto. Un po' di attenzione perché oggi è un giorno molto speciale. Abbiamo di nuovo qui, in questa lezione di musical, la nostra Giusy. E se fate silenzio, vorrei tanto che lei ci dedicasse due parole sui suoi progetti, prego. Grazie a tutti. Allora, scusate. Prima di tutto vorrei, ecco, chiarire che non tornerò a scuola per il momento. Però se oggi sono qui è perché voglio tornare con il mio gruppo, con le popolari. E prometto che farò di tutto per poter tornare a ballare insieme a loro. Merita un applauso, no? Brava! Complimenti, Giusy. Brava, Giusy! Grazie! Mille grazie, sul serio. Bentornata. So che a molti di voi sembrerà una follia che io voglia tornare a ballare anche se non ci vedo. Però voglio dirvi che una persona molto speciale, molto in gamba, che è nella mia stessa condizione, ma che balla e si gode la vita nonostante tutto, mi ha fatto capire che io non ho motivo di rinunciare a ciò che mi piace fare. E quindi per questo sono qua. Bentornata, Giusy. Io ci tenevo a raccontarvi questa cosa. Grazie per avermi accolta così. Ne sono davvero felice. Grazie a te. Grazie, grazie di essere qui. Grazie a voi. Allora, ragazzi. Mi scusi, vorrei dirle una cosa anch'io. Certo, sì, ti ascolto. Io
Ho deciso di lasciare le divine. E perché? Perché io voglio tornare con le popolari. Non sarei mai dovuta andarmene dal mio gruppo. Non so se i collaboratori di Belinda accetteranno questo cambio. Non lo so, non credo. Vorrà dire che lascerò entrambi i gruppi e smetterò di cantare. La mia decisione è questa. Ehi, chi c'è? Che stai guardando? Ciao. È permesso? Ciao, ragazzi. Volevamo dirti che per noi è molto importante quello che abbiamo saputo. Sì, ora sappiamo chi sei. E questa cosa ci rende veramente felici. Beh, non avete idea di quanto lo sia io, che sapevo che eravate i miei nipoti e non potevo dirlo a... Sì, lo immagino. È per questo che vorremmo dirti una cosa senza aspettare un minuto di più. Di che si tratta? Sia! Ah, così mi fai sentire vecchia. Come puoi decidere una cosa così senza dirmi niente? Scusami, ma non ci ho pensato. L'ho saputo insieme a tutti gli altri. Avresti dovuto parlarne con me prima. Non l'ho fatto di proposito. È solo che ci sono rimasta male dopo la discussione con Tamara. È inutile che cerchi di giustificarti, Patty. A volte mi sembra di non contare nulla per te. E non mi piace sentirmi così. Per niente. Aspetta, Mattias. No, non importa. Se non volete aiutarmi, non lo fate, non fa niente. Ma se sono venuta fin qui umiliandomi a chiedervi un favore è perché sono veramente disperata. No, per favore, Bianca, non ti agitare, che io soffro di attacchi di panico ultimamente. Sì. Poverino. Sì. Beh, lasciamo stare. Io comunque continuo a non capire perché non puoi tornare a casa tua. Perché? E prima i ragazzi ve l'hanno detto. Non posso tornare a casa mia perché ora lì c'è la moglie del mio ex marito. E allora tu caccialo. Quella è o non è casa tua? No, io non lo posso fare. Ma come? Allora, puoi chiamare qualcuno? Non la posso mandare via. Ma perché l'ha mandata il mio ex. È una faccenda complicata. Comunque, se a te pesa chiamare tua madre per chiederle di trovarmi un posto in cui vivere... Va bene, non importa, io me la caverò anche senza il vostro aiuto. Vado a chiamare i ragazzi. Va bene, d'accordo, non angosciarti. Parlerò subito con mia madre, che sicuramente troverà un modo per sistemarti. Sta tranquilla, tu dille di stare calma, sì, io vado sì, a telefonare. Calma. Torno subito. Ma allora? Che cosa? Dimmi che vuoi, perché mi guardi? Perché non mi torna. Che cosa non ti torna? Il tuo cambiamento, la pettinatura. È questo? No, non è questo. A dire il vero, in questa storia non mi torna proprio niente, sai? Niente di niente. Io non mi animo a parlarte quando te veo passare. Yeah. Y prefiero no mirarte para disimular. Di suonare, è inutile. Che succede? Diccelo tu, stai sbagliando tutto, cambi tutte le note, non ne stai beccando una. Andiamo, non esagerare, è solo una prova, rilassiamoci un attimo. Ma se tu non ti impegni è completamente inutile, a cosa stai pensando? Dove hai la testa? Ma che ti importa? Sono affari miei. Perché tu a che stai pensando? Io non ti devo spiegazioni, Gonzalo. Siamo un gruppo e se uno sbaglia, sbagliano tutti, capisci? Si può sapere che ti prende, stella del rock? Che cos'ha? Che cos'ho? Io sono venuto qui per cantare e vorrei adesso provare. Adesso basta, ragazzi. Se stai dentro, falla finita con quest'aria da sabbiatoio. Che succede? Dimmi. Ehi, ragazzi, fermo, state buoni, per favore. Fate silenzio, ho da darvi una notizia importante. Di che si tratta? Ho parlato con i collaboratori di Belinda e... insomma, vedi... Patty, tu... Sì. Puoi tornare con le popolari. Ah, sì, lo sapevo! Che bello! Fantastico! Che bella notizia! Ma allora, questo vuol dire che Patty e Antonella apparterranno allo stesso gruppo? Sì, mamma. Sì, grazie di tutto. Sì, avanti. Ciao. Ah, sei tu, entra. Allora, Leandro, sei riuscito a parlare con Ines? Non è stato facile.
Ah, ma insomma, lei che ti ha detto? La mamma può stare in una stanza a scuola o no? Sul serio, davvero? Sì, ho dovuto insistere, però ora si darà da fare per cercare un posto per Veramente? Per grazie mille, grazie! Figurati. Che bello! Questo era il minimo che potessi fare per te, per tua madre, per voi. Sì. O forse no, Leandro. A dire la verità, non avresti dovuto. Perché io mi sono comportata male con te. Perché, scusa, che cosa hai fatto? Vedi, io ho detto a Patty che... che Babi è tua figlia. Tamara, non mi piace vederti così. Io non voglio che tu stia male. Ancora vieni a dirmi queste cose? È sempre la stessa solfa con te, eh? Perché non vai a farti un giro invece di continuare ad assillare me? Che ne dici? Tamara, secondo me stai esagerando. Non hai nessun motivo per trattarla così. Ora noi dovremmo essere più unite che mai. Sapete che vi dico? Pensateci voi a tenere le popolari unite. Cantate con Belinda, con Madonna o con Shakira se ne avete voglia. Ma non contate mai più su di me. Posso farti una domanda? Che vuoi? Tu hai intenzione di tornare con le divine? Ah, no, mi sa che hai sbagliato persona, ti stai confondendo. La volta Gabbana è Patty, non io. Questa storia delle divine e delle popolari mi ha stancata, mi ha stufata. Basta così. Di queste sciocchezze non ne voglio sapere più. Non ci posso credere. Questa per noi è la fine. Addio divine. Senza Antonella e Patty noi non siamo niente. Finché è durato. Vedi, io ti ho sentito proprio mentre dicevi a Francesca che volevi verificare se Babi è davvero tua figlia. Ma perché o no. Non ne hai parlato con me? Perché l'hai detto a Patty? Non capisco. Non ci arrivo. Rispondimi almeno, rispondimi. Perché l'hai detto a Patty? L'ho fatto perché volevo dirlo a te, però non ne ho avuto il coraggio. Ma come? Tu hai avuto il coraggio di dirlo a Patty e di non dirlo a me? Perché devi complicare le cose? Perché devi complicare sempre tutto, Antonella? Pensavo che fossi cambiata nel periodo passato insieme, invece no. Evidentemente mi sbagliavo, un'altra volta. Per quanto mi sforzi di essere buona, non cambierò, vero? Cosa pensi di fare ora? Vuoi mettere il muso? Vuoi metterti a piangere? Perché? Che senso ha ormai? A che serve tutto questo? Io ti chiedo solamente di sistemare mia madre, che davvero non sa dove vivere. Ti chiedo solo questo. E un'ultima cosa. Per favore, non parlarne con Francesca. Non dire nulla. Non dire nulla. Sarai contenta ora che tua madre è tornata libera? Sì, sono davvero molto contenta. E quindi? E quindi sono disposta a fare tutto quello che mi chiedi. Non avrai mica aperto bocca, vero? Chi? Io? Io? No, assolutamente no. Ciao, Babi. Ciao. Come stai? Bene. Allora volevo dirti che ho già organizzato tutto per lanciarti nel fantastico mondo delle superstar. Hai visto? Lo sapevo, te l'avevo letto. Eccolo! Questo è Pedro, sicuramente. Sì, ne ero sicura, devi fidarti di me. Ora cerca di stare tranquilla. Ciao. Andiamo, sorridi. Ciao, Pedro. Brava, signorina. Andrà tutto bene. Come stai? Bene. Buonasera. Salve, buonasera a lei. Molto piacere di conoscerla. Piacere mio. Pedro, la ciao, dai suoi ordini. Bene, e lei? Bene, grazie. Allora, Pedro, ora ti devi preparare, perché è il momento di mostrarti il nostro spettacolo. D'accordo. O meglio, il suo spettacolo. A
avanti, vieni, Bianca, Ines, entra pure. Non so come ringraziarti. Sapevo di poter contare su di te. Grazie mille per il tuo aiuto, davvero. No, mia cara, non è nulla, figurati, per carità. Però mi piacerebbe sapere che cosa ti è successo. Beh, ecco, è una storia molto lunga. Non lo so, che vuoi sapere? Almeno vorrei che mi spiegassi due cose. Una, perché ti hanno arrestata, Bianca cara. E due, perché non puoi tornare a vivere a casa tua e sei costretta a stare qui a scuola. Permesso? Sì? Ines, l'ho cercata dappertutto, che ci fa qui? Stavo mostrando a Bianca la sua nuova stanza perché si fermerà qui per un po' di tempo. Come sarebbe per un po' di tempo? Sì, è così, resterò in questa scuola per un periodo che spero sia brevissimo. Sì. Molte grazie a entrambi, non grazie. Certo. Siete stati gentilissimi, a presto, ora sono stanca e vado a dormire, ciao. Finalmente da sola. Spero che tu non voglia restare a dormire in questo postaccio. Così assomigli sempre di più a Carmen. Beh, ho poca scelta. No, tu non devi essere cattiva con Carmen. Lei ti ha aiutata. Ma se potesse, ti annienterebbe, lo sai. No, non dare ascolto a quel diavolo maligno. Non ti fidare di quell'angelo credulone. Tu sei come me, Bianca. Non lo dimenticare. Posso, papà? Sì, tesoro, entra. Volevi parlarmi? Sì. Vieni, siediti. Antonella ti ha detto che io sono il papà di Babi. Sì. Sì, ed è vero. Ti dirò tutta la verità. Prima, però, vorrei chiederti scusa per non avertene parlato io. Perdonami. Non volevo che lo sapessi dagli altri, e ancora meno da Antonella, però è andata così. Io mi sono ammalato perché questa cosa non la riuscivo ad affrontare e... Tutto è cominciato quando ho rivisto Francesca, te lo ricordi, vero? Sì, sì, ma vieni al punto. Mi interessa sapere solo una cosa. Se Babi è tua figlia. Pare di sì. Che cambiamento! Ti piace? Sì, certo, mi piace molto. Asia, dalle qualcosa. Vorrei un succo d'arancia. Sono piccante quando io bailo, sono il succo quando io canto, sono locura quando te miro, e per questo te gusto tanto. Sono il lago quando cammino, sono la vela del tuo destino, sono il fuoco quando me muovo. Así, 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 así. Y te cuando...
Sì. Antonella, mi vuoi dire che cosa sta succedendo? Canta in modo orribile. Sì, sì, è vero, canta in modo spaventoso, schifoso, disgustoso, terribile. Però... Cosa? Guardala, però balla, balla bene, brava. No, 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 no. Antonella, tu non mi puoi chiedere di rappresentare questa ragazza. Ah, no, Pedro, lei non... Dov'è il telecomando? Aspetta, pensaci. No, no. Signora. Allora, sì, sì, sta tranquilla. Duro, sì, piano. Sì, 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 sì. Piano. Signora, riguardo a sua figlia. Sì, sì, mi dica. Lei ha del talento, però può migliorare. Ecco, è lontana dall'essere la numero uno e io purtroppo non la posso rappresentare. Addolcissila. Perdonami, cara, scusami, lo so che la verità è triste e dura, però non c'è rimedio. Mi dispiace per sua figlia, signora. Antonella, non contare su di me. Come riuscirai a sapere se Babi è davvero tua figlia? Il modo più sicuro sarebbe fare un test del DNA. Io sono disposto a farlo, però Francesca non vuole. Non vuole che Babi sappia chi è il padre, per ora. Ciao! Disturbo, vi ho interrotti? No. No, al contrario. Sei arrivata al momento giusto. C'è una cosa che devo dirti.